Si parla di mafia capitale nel libro di Federico Bonadonna, La cognizione del potere, presentato alla Fondazione Sud dal presidente Antonio Bassolino e Fausto Bertinotti, presidente della Fondazione Cercare Ancora, che ha spiegato come attraverso il genere noir si possa spiegare al meglio la vicenda. Ormai è noto, diciamo, che il noir è il modo attraverso il quale si fa passare le verità che nella saggistica sono impedite. Nei regimi autoritari il giallo e il noir sono il veicolo più frequentato dagli scrittori per dire delle cose altrimenti impedite. Qui non è proprio così, ma insomma il libro di Federico Bonadonna aiuta molto a capire. Se uno volesse intendere ciò che sta dentro Roma Capitale, lo scandalo di Roma Capitale, legge il libro di Federico Bonadonna, che è una ricostruzione attraverso la mediazione della letteratura, e però capisce tutto. Quindi è un buon manuale attraverso l'arte per leggere fatti della politica come lo scandalo di Roma Capitale. Antonio Bassolino spiega che dal suo punto di vista, in una giornata molto particolare, riaprire un tratto di strada chiuso perché pedonalizzato sarebbe stato un atto di buonsenso. Nessuna polemica quindi per l'ex governatore della Campania che spiega le ragioni del suo post su Facebook. Alcuni sostenitori molto forti dell'amministrazione hanno cercato di interpretarla in modo sbagliato, che va al di là delle mie intenzioni. Io non ho detto aprite, aprite il lungomare. Ho detto oggi, in questa giornata, è un atto di saggezza aprire. Poi, altro è la discussione generale sulla mobilità, e tra l'altro è noto che io sono per la priorità della mobilità su ferro e su gomma e del trasporto pubblico, che sono perché ci siano aree pedonalizzate.